Buongiorno signorina. Buongiorno. Ciao Ferri, tutto a posto? Sì signorina, tutto a posto. Sto portando a temperatura, va tutto bene. Buongiorno. Buongiorno signorina Ackerman. Come va? Avevi ragione tu Silvia, questa combinazione è positiva. Finalmente, allora siamo pronti. Già. Bene, dunque... Vedo Elisabetta a che punto è. Beh, come va? Non hai ancora finito? Credevo fosse più semplice. Purtroppo la serie K è venuta male e l'ho dovuta rifare. È materiale che deve partire al più presto per Berlino. Sì, lo so, ma non è colpa mia. Ho dovuto cambiare i bagni. Lo voglio pronto per questa sera. Se hai difficoltà, chiamami a casa. Va bene. Mi raccomando, eh? Sta tranquilla. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, signora Lovati. Oh, signorina Ackerman, credevo che non venisse più oggi. Che bella giornata, eh? Non sopporto di venire qui quando piove. È così triste. È vero, c'è un bel sole. Se ha bisogno della zappetta, la prenda pure. Grazie. Mi scusi, signorina Ackerman. Oh, signor Rossetti. Mi sono accorto di non avere il tè. I nostri coinquilini sono tutti in ferie. Siamo rimasti soli. Potrei, sa, quando ci vedo vi... Per me il caffè è veleno. Ma certo, glielo prendo subito. Due o tre cucchiaini, non di più, sa. Spero che le basti. Mozart, che dolcezza, eh? Mi ricordo che una volta a Vienna eravamo... Mi scusi, non è per mandarla via, ma ho un appuntamento. Sto ancora così, certo, e sono in ritardo. Magari un'altra sera volentieri. Grazie ancora, eh? Mi scusi tanto. Se ha bisogno di qualcosa non faccia complimenti. Grazie, grazie. Arrivederla. Anche noi siamo cambiati. Mangiavamo i nostri nemici, ma adesso studiamo ingegneria. Purtroppo andiamo lentamente. Ci sono ancora molti pregiudizi nei nostri villaggi. Non ci sono né scuole né ospedale e chi comanda è ancora lo stregone, caro Roberto. Infatti lo stregone è l'Africa. E bisogna conoscerla bene, l'Africa, per giudicarla.
Andy, stiamo dimenticando che Roberto vive spesso in Africa per i suoi studi. Sì, lo so, Elise, ma è sempre un bianco. A proposito di bianchi che vivono in Africa, ricordo un geologo inglese che era con me anni fa nel Camerun. Ebbe la brutta idea di inimicarsi lo stregone di un villaggio dell'interno. Beh, ho saputo che morì nella sua tenda dopo atroci dolori. L'autopsia, fatta poco dopo, rilevò dei corti baffi di gatto come degli aghi sottili, conficcati all'interno del suo stomaco. Evidentemente li aveva inghiottiti, ma nessuno ha mai capito in che modo. Ma questo è uno dei più infantili esempi di magia nera. Ma un professore di sociologia come lei non crederà a queste cose? In ogni angolo dell'Africa, sia nella giungla, nella savana, nei villaggi o sui fiumi, così come nei grattacieli delle nostre moderne città, il vento stesso porta la paura. Una paura antica che ha molti nomi. Magia nera, stregoneria, superstizioni, riti, misteriosi delitti, sacrifici umani. Ma non solo in Africa, Andy. Anche in Europa. Non se ne parla, ma sono successi dei casi orrendi. Ma è gente malata, dei maniaci. Laggiù nel nostro paese esistono ancora alcune sette che ogni anno scelgono delle vittime a loro insaputa, con fatture terribili e pratiche demoniache le portano alla follia e alla morte. È una sfida alla morte, all'occulto, alle tenebre, e la vittima morirà con un antico sacrificio. Occorre tempo e pazienza per entrare in un cervello. È una prova di forza mentale dell'uomo contro la sua debolezza. Le ho fatto paura? Stavo solo scherzando, signorina Ackerman. Non vorrà crederci. Non ne facciamo più cose del genere. Sebastian, what are you doing? Now you go back to bed right away. Come on, be a good boy. Don't make me get angry now. Come on, run along. That's right. Che ore sono? L'una e mezza. L'una e mezza? Che strano, ho come l'impressione che sia passato molto più tempo. Ti spiace se non salgo stasera? Domani dobbiamo alzarci presto per giocare a tennis. Ma è lunedì, Roberto. Ho tante di quelle cose da fare. Oh, Silvia, smettila con queste storie. Sono 4 mesi che ci conosciamo e non hai mai voluto perdere un giorno di lavoro. Non pensi altro che a quel maledetto laboratorio. È la terza volta che Andy ci invita a giocare a tennis da lui. Su, non essere scortese. A volte io non ti capisco proprio. È come se tu avessi una vita tua dalla quale vuoi per forza escludermi. Lo sai che non è vero. Domani devo assolutamente controllare quel materiale in partenza per Berlino. Al diavolo il tuo materiale. È un chiodo fisso, neanche tu dovessi prendere un premio Nobel. Non vedo perché tu ti debba arrabbiare per una partita a tennis. Hai ragione. Fa come vuoi. Se avrò tempo ti chiamerò. Buonanotte. Buonanotte. Thank you.
signorina Silvia si svegli, è tardi. Signorina. Carlotta, è già ora di andare in ufficio? No, è tardi. Sono 3:15. Ma non è possibile. 3:15 di pomeriggio. Ha dormito, eh? Mi sono addormentata vestita. Questo succede a chi fa le ore piccole. Perché tuo fratello non mi ha svegliato? Ci abbiamo provato. Luigi poi ha suonato tanto. Pensavamo che fosse già uscita. È stata la signorina Francesca a dirmi che lei era ancora a casa. Le ho portato i suoi giornali. Grazie, Carlotta. Puoi andare. Signorina, stia attenta, non cammini scalza. Si potrebbe tagliare. È caduta la sua fotografia. Sì, lo so. L'ho rotta io. Sei una vera strega, Francesca. Come hai fatto a capire che ho litigato con Roberto? Ero alla finestra ieri sera e ti ho visto tornare. Pensa, non mi era mai successo. Stanotte mi sono addormentata senza accorgermene. Mi ha svegliato Carlotta 1 ora fa. Ero ancora vestita. Tu lavori troppo, sei stanca. Perché non pensi più a Roberto e a te stessa? Devi fare la pace con lui. Lascia fare a me. Roberto non fa collezioni di farfalle. Sì, perché? Così, un'idea. Vieni con me. Care signorine. Guarda che carino. C'è nessuno qui? Ma insomma, non c'è nessuno? Strano, non l'ho mai notato questo negozio. Scusate, non trovavo gli occhiali. Posso esservi utile? Vorrei una bella farfalla. Guardi che è per un collezionista. Certo. Ecco, quella mi piace molto. È bella, no? Sì. Allora è questa. Ah, senta, è un regalo, mi raccomando. Non dubiti, signorina, ci penso io. Grazie. Roberto? Roberto!
una donna seduta là. Ma cosa dici? Ti giuro, l'ho vista. Non c'è nessuno, Silvia. C'era una donna e mi guardava. Ma no. Guarda che cosa hai visto, la mia vestaglia. Ti aspettavo, sapevo che saresti venuta. Ho avuto paura. Su, non fare la bambina adesso. Dammi un bacio. O non vuoi? Non tiri troppo forte, è la prima volta che gioco. Non si preoccupi, neanch'io sono un campione. Hai fatto bene ad invitare Francesca. È una ragazza piacevole ed è molto intelligente. Andy è di gusti difficili, lo sai. Silvia, sono già stanca, è troppo bravo per me. Gioca tu. Su, vai. Ma sì, coraggio, Silvia. Una partita non è difficile. Non vuoi giocare, Roberto? No, va tu. Preferisco giocare dopo. Andy accuserà molto meno la sconfitta. Io porto Francesca a bere qualcosa al bar. Fa molto caldo stamattina. Oh! Che le succede? Ho stretto la racchetta e ho sentito pungere. Ecco cos'è stato. Strano. Un chiodo nel manico.
sangue, non lo sopporto. Dia, lascia fare a me. Su, non t'arrabbiare, ma proprio stasera... Ma non è colpa mia, te l'ho detto, non posso venire. Ho la proiezione di quel documentario sulle ricerche geologiche. Certo che vorrei essere lì con te. Ma scusa, non dovevi andare al cinema con Francesca? No, mi ha detto che era invitata fuori a cena con Andy. Ah, hanno fatto presto amicizia. Senti, se mi libero domani ti vengo a prendere in ufficio, così mangiamo insieme, ti va? Ho trovato un posticino in campagna. Si mangia molto bene. Sì. Cerca di dormire. Buonanotte, amore. Fai accendere. Caro il mio papà, sono stata promossa in terza elementare. Non voglio regali, voglio solo che tu venga a casa. Mi ha detto la mamma che starai tanto tempo in mare. Perché lasci sola me e la mamma? L'uomo che ha il negozio degli animali mi ha regalato un gatto nero. Viene spesso a prenderci e ci porta fuori. Però non ci vuole mai portare allo zoo. La mamma mi ha sgridato perché le ho detto che quell'uomo mi è antipatico e mi fa paura. Thank you.
Ho chiamato Silvia ma non risponde. Starà venendo qui. Ma sono già le 11 passate. Forse non si sentirà bene. Però a casa non c'è nessuno. Avrà staccato il telefono. Buongiorno, signora. Che cosa desidera? Vorrei quel vaso che ho visto pochi giorni fa. Quale vaso? Quello rosa, stile Liberty. Era lì in vetrina. Non capisco. Vaso Liberty? Non ho mai avuto un articolo del genere. Mi dispiace. Ma non è possibile. Guardi che l'ho visto più di una volta. No, le assicuro che si sbaglia, signora. La vetrina la faccio io, lo saprò bene. Se vuol vedere qualche altra cosa. Signora. Come la vuoi la bistecca? Come al solito. Devi partire proprio domani? Sì. Mi dispiace, ma mi fanno partire. Dove ti mandano stavolta? Città del Capo. C'è un nuovo giacimento, potrò fare dei prelievi interessanti. Starò via una settimana. Non volevo che partissi. Ti prego, resta qui stanotte. Ho bisogno di sentirti vicino. Non voglio restare sola. Oh, è lei, signorina Ackerman. Mi scusi un istante solo. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oh, ma è bellissima. Non è male, eh? Pensi, con queste sono 220. Ma le prime erano sempre sfocate. Lei deve amare molto gli animali. Soltanto gli ippopotami. La prego, signorina Ackerman. Non vorrei essere scortese, ma le dispiace togliersi gli occhiali neri. Mi è sempre dato fastidio parlare con una persona senza guardarla negli occhi. Fa male nascondere due occhi così belli. Ma lei non insegna più? No, ho lasciato la scuola da un anno. Mi hanno messo in pensione. E da quando mia moglie è morta, la mia vita non è più la stessa. La capisco. Anch'io sono stata tanto sola. Com'è morta sua madre, signorina Ackerman? Non mi ricordo, ero piccola. Sono felice di essere qui con lei. Mi ricorda gli anni più belli della mia vita, quando mio padre mi accompagnava allo zoo. Venivamo tutte le domeniche, quando lui era a casa e non era in mare. Venga, facciamo due passi. No, faccia così, Silvia, si giri, c'è una luce stupenda. Ma è proprio oggi che sono così brutta. Non si muove, si ferma così. Sarà splendida. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno.
Luigi? Luigi? Oh, buonasera, signorina Ackerman. Oh, signorina, scusi, quasi mi dimenticavo. C'è un pacco per lei, aspetti. Ecco. Chi l'ha portato? Ah, non lo so. L'hanno consegnato a mia sorella mentre ero giù a pulire la caldaia. Carlotta me l'ha lasciato qui prima d'andare via. Aspetti, aspetti, la prego, salga anch'io, se permette. Buonasera, signora Cardini. Buonasera. Non ho mai posta. Non ho buono, Chopin. La signorina Ackerman non ti fa niente, sai. È un'amica. Buonasera, Luigi. Buonasera. Eccoci qua. Oh, non sarà allergica anche lei ai gatti, vero, signorina? Un tassista ieri non voleva neanche farmi salire per via del mio gattino. Questa gente che non ha mai visto. Non riuscirò mai a capire. Chi è? Sono Francesca. Ciao, posso entrare? Ciao, certo. Non c'è Roberto? No, è partito. Ti sentirai sola. Sì, è vero. Oh, ma che bel vaso. È nuovo? Sì. Ne aveva uno così anche mia madre. Sono per me? Me le ha mandate Andy. Però che strano. Non capisco perché 24 rose e 2 gigli. È curioso, no? Te ne ho portato un po', so che ti piacciono tanto. Grazie, sei sempre molto cara. Dovrò metterci subito l'acqua. Oh, santo cielo, devo scappare. Al solito farò tardi, devo ancora vestirmi. Ciao. Ciao, e grazie. Silvia!
È pronta la mia foto? Signorina, mi dispiace, ma non so proprio che dirle. La sua foto l'ho cercata dappertutto, ma non riesco a trovarla. Ho guardato in ogni angolo, ho buttato per aria tutto il negozio, ma non c'è. Ma non è possibile. Perché non vuole ridarmi la mia fotografia? Senta, ma non sarà venuto a prenderla qualcun altro, per caso? Rivoglio la mia foto. Me la ridia, la prego. Signorina, non si arrabbi, stia calma. Non mi tocchi! Ma no, perché? C'è poca gente, ma simpatica, tutti amici. Non vorrai mancare proprio stasera. Ci conto, Silvia, così mi dai anche una mano. Oh, senti, se non c'è Roberto non morirai. Ma no, è che stasera non mi va. Dai, dai. E poi rivestirmi, truccarmi. No, no, guarda. Oh, smettila, vieni su e niente storie. E fatti bella, capito? Ah. Ciao. Ma lo sa che mi ha fatto venire i brividi? È veramente brava. Non sapevo che si potesse fare con una fotografia. A parte due o tre piccole cose, per il resto ho indovinato tutto. Vogliamo vedere se è brava anche con lei, signorina Ackerman? No, preferisco di no. Prova prima tu, Francesca. No, è inutile con me. L'ho fatto tante di quelle volte che Orchidea mi conosce a memoria ormai. Scusate, ma io sono molto stanca. Non perdiamo tempo. È solo un gioco, Silvia. Non abbia paura. Dammi la mano. La sinistra. Sì. Hai paura? Sento che hai paura. Lasciati andare. Ecco, così. Non pensare a niente. Ho bisogno di un oggetto, qualunque cosa sia. Una cosa che ti appartenga, che sia completamente tua. Non ho niente qui. E quella bambolina che hai sempre con te? Vai a prenderla. L'avrai nella borsetta di là in salotto. Rossetti è andato a dormire, era stanco. Domani mattina deve partire molto presto per il mare. Mi ha detto di salutarti. L'hai trovata? Dammela. Ora chiudi gli occhi, Silvia. Che succede? Si è fatto tutto buio intorno. C'è una nave che va via. Acqua. C'è tanta acqua. Dal mare viene il vento. Ecco, vedo un uomo. Sta lottando con le onde. Grida. Silvia. Silvia.
Silvia. Ora lo vedo scendere nel mare. Giù lentamente nel buio. L'acqua lo ha inghiottito. È tuo padre, Silvia. Tuo padre. Vedo il corpo tra le alghe. Gli hanno fatto del male. Perché hai aperto gli occhi? Non ti vedo, ma ti sento. E non posso più entrare nel tuo cervello. Non posso così. Non mi piace questo gioco. Ormai siamo in viaggio. Non è un gioco. Chiudi gli occhi. Ora posso rivederti quando eri bambina. E vedo anche un uomo in casa. Non è tuo padre. Ti ripugna, ti mette paura. Oh, cos'è? Qualcosa. Qualcosa di strano. Non è tutto chiaro. L'uomo che ti faceva tanta paura è sparito. C'è una donna, tua madre, Silvia. Vestito di nero e ha una bandiera. Tu ti avvicini. No, non farlo, Silvia. Quell'uomo ti perseguiterà per tutta la vita. No, no, no. Basta! Non potete! Vi odio, vi odio, vi odio! Si è fatto tardi. Ci aspettano, dobbiamo andare. Thank you.
Chi è? Ho suonato tanto. Ma tu chi sei? Non puoi rimanere qui. È molto tardi per una bambina. Guarda, hai tutti i capelli bagnati. Mi hai chiamato tu, Silvia. Io? Come sai il mio nome? Dov'è la fotografia? Hai fatto arrabbiare la mamma. Torna a casa tua. I tuoi genitori chissà come staranno in pensiero. Non ti servirà a niente telefonare. Ti prego, va via. Vattene via. Va via. È tardi, devo andare a dormire. Vattene, ho detto! Dove l'hai trovato? È mio, è il mio gioco preferito. Ne avevo uno uguale. Che strano. La ballerina ha un braccio spezzato. Come quello mio. È il mio. Come fai ad averlo? Ridammelo! No, no, adesso sei vecchia, vecchia! A che cosa ti serve? Non puoi più giocare tu! No! No! Francesca! Francesca! Apri, ti prego! Francesca! Una bambina orribile, non vuole dormire.
terribile, una bambina. Sì. Stia calma, ci penso io. Vedremo cosa possa fare, eh? Il salotto. Ma non c'è nessuno qui. Venga a vedere lei. Non abbia paura, ho guardato dappertutto, non c'è ombra di bambine qui. Non è possibile. Lei ha fatto un brutto sogno con questa tempaccia. Guardi, mi ha dato un morso. Io non vedo niente, signorina Ackerman. Mi scusi tanto. Sarà stato un incubo, ma sembrava così vero. L'ho disturbata per niente. Ma le pare... Non lo dica nemmeno per scherzo. Lei potrebbe essere mia figlia. Si faccia una buona dormita e non ci pensi più. Ha una macchia sulla scarpa. Oddio mio, mi sono rovinato le scarpe. Questo naso, spesso quando piove mi sanguina, fin da quando ero bambino. Non ci pensi più. Dorma. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Mici. Ma dove vi siete nascosti? Mici. Ah, ma dove siete? Non mi sono dimenticato di voi. Come è successo? Non si capisce.
si era sentita male, poverina. I parenti sono avvisati. Ma pare che non avesse parenti. Una volta lei stessa mi disse che era sola. L'ha trovata sua sorella? Sì, Carlotta è andata su a fare le pulizie. Ha aperto il bagno ed era là. Uno spettacolo da rabbrividire, cara signora. Certo che vengono i brividi quando sono così giovani, all'improvviso, poveri. Ma di chi parlate? Oh, signorina, una cosa terribile. Che è successo? Ma chi poteva immaginare? È stata una disgrazia. La signorina Francesca è morta. Cosa? Cosa sta dicendo, Luigi? È morta, le dico, dentro il bagno poche ore fa. Era completamente nuda. Vederla così è un'impressione. Deve aver fatto un bagno troppo caldo, hanno detto. Forse si sarà sentita male. Si vede che il cuore non ha retto, chissà. Era sempre sola, povera ragazza. Deve essere stato terribile. Signorina, è inutile che vada su. L'appartamento è chiuso. L'hanno già portata via. Visto, sono tornato prima. Francesca è morta. Lo so, è spaventoso. Non sapevo che fosse malata di cuore. Ho tanta paura. Stanno succedendo cose terribili. Calmati. Alice che muove sotto cieli mai visti. Altri bambini ad ascoltare la favola. In un paese delle meraviglie giacciono sognando mentre passano i giorni. Sognando mentre muoiono le estati, eternamente scivolando lungo la corrente. Attardandosi nel pagliore d'oro. Cos'è la vita se non un sogno? Thank you.
Mi scusi? Sì? Ha della marmellata di more? Sì, signorina. Mi dia tutta quella che ha. Va bene. Ha solo quella? Se ne vuole di altra frutta ne ho, ma di more ho solo questa, signorina. Senta, non ha pagato. Ah, mi scusi. Buongiorno. Mi scusi se la disturbo, stava dormendo? No, cosa vuole? Oh, è sparito il mio Chopin. Non l'ha mica visto in giro per caso. Cosa dice? Ma sì, il mio gatto nero, quello con il fiocco rosso, mi è scappato ieri sera. Quando è in amore non riesco a tenerlo fermo. Con tutte quelle gattacce che ci sono in giro non me lo lasciano mai in pace. Mi spiace, signora Cardini, non l'ho visto. Ma sono tutti matti. Chopin! Chopin! Chopin, dove sei? Vieni fuori, non far arrabbiare la mamma. Chopin! Cos'è quella scatola? È mia, ce l'avevo a casa. Casa? Dove abiti? Ma lo sai benissimo. In via Cavalier d'Arpino. Cosa? Via Cavalier d'Arpino numero 5. Guarda, ti ho portato una sorpresa. Sono tutti uguali, perché li hai portati qui?
Perché sono venuta a vivere con te. No! Vedrai che sarò felice qui. Mi hai anche comprato la marmellata di More, che mi piace tanto. Se guardi sotto l'ultimo vestito, troverai la sorpresa che ti ho portato. Voglio che anche tu sia felice, Silvia. Così sembrerà ancora vivo. No, 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 Elisabetta, credimi, sto bene. Non devi venire qui, non mi occorre niente. Grazie. Senti, ti prego, di' a tutti che sono partita, che starò via una settimana. Certo. Ti ringrazio. Figurati. Ha detto che tornerà in ufficio tra una settimana. Aveva una strana voce. Sì, signorina, ha detto il padrone che glielo faremo. Dovrà però aspettare una ventina di giorni. Così tanto? Non è possibile averlo prima. È agosto, siamo pieni di lavoro, purtroppo. Vedremo di accontentarla. Ecco, vede, signorina, dovrebbe lasciarci un acconto. Mi scusi, ma noi non accettiamo lavori senza un anticipo. Non ho soldi con me, mi dispiace. Ho lasciato la borsetta a casa. Beh, mi lasci nome e indirizzo. Ecco. Grazie. Ha dimenticato il telefono. Non abbiamo telefono. Aspetti un momento. Torno subito. Silvia. La piccola Silvia. Silvia Ackerman. Ma non ti ricordi di me? Sì, il signor Nicola. Perché hai messo questo indirizzo? Lo sai che non ci vive più nessuno. Dove vai? Vai di là, non ho bisogno di te. Venti da nord-ovest, forza 4. Cielo poco nuvoloso, salvo residui addensamenti cumuliformi associati a qualche rovescio sul medio Adriatico. Ha deciso dove devo portarla. Via Cavalier d'Arpino numero 5. È una vecchia strada dietro l'orto botanico.
sei rifugiata nella tua vecchia casa. Questa volta non ci sarà tua madre a proteggerti. Te la ricordi tua madre com'era bella, vero? E tu l'hai ammazzata. Tu. Piccola assassina. Che fai qui? Che cosa c'è? Che ti succede? Non voglio tornare a casa. Il signor Nicola. Ma che dici, Silvia? L'ho ucciso. Credimi. Un'altra delle tue pazzie. Di là, nella camera da letto. Nella camera da letto. Ma non c'è nessuno. Silvia, su, vieni, non c'è nessuno. Lo vedi anche tu. Dov'è questo Nicola? Come hai trovato questo posto? È casa mia. Ascolta. È tornata Silvia. Io vado da lei. Basta. Finiscila adesso. Avanti, ti porto a casa. Non mi toccare! Non sono tua! Non sono tua! Thank you.
Silvia. Silvia. Pronto? Rispondi! Solo Silvia è buona. Tutti gli altri sono cattivi e ci fanno del male. Solo Silvia è buona. Solo Silvia è buona. No. Mettila, Silvia. Mettila. Ti devi preparare, Silvia. Non lasciarmi. Non lasciarmi mai, capito? Mi vuoi bene solo tu. Oggi è un giorno di festa, Silvia. Ti devi fare bella. La città è imbandierata. Sono felice. Devi fare come ti dico ora. Vieni con me e ubbidisci. Cappellaio, il ghiro si è riaddormentato e gli versò subito il tè bollente sul naso. Il ghiro allora scosse il capo con impazienza e disse senza neanche aprire gli occhi: «Certo, certo, stavo proprio per dire la stessa cosa anch'io». «Hai risolto l'indovinello», disse il cappellaio, rivolto di nuovo ad Alice. «Qual è la soluzione?» «Non ho la minima idea», rispose la dolce Alice. Sì, però ci manca il cappellaio matto. Chiama Roberto. È tanto importante questo gioco? È molto divertente, Roberto. Oggi è una gran festa. Ho preparato il tè. In salotto ci sono degli amici che ti aspettano. Mancavi solo tu.
adesso si gioca. Tu farai il cappellaio matto. Disse il cappellaio, il ghiro si è riaddormentato e gli versò subito il tè bollente sul naso. Silvia. Silvia, perché te ne vai? Resta anche tu. Silvia! Silvia, aspettami! La città è in festa. Vado a vedere. Non venite anche voi?